Dopo Padova, Verona, Milano e Bologna, quest'anno l'appuntamento con l'annual meeting di Medici con l'Africa QAM è a Firenze al Teatro Verdi. Tanti gli ospiti e i temi di questa edizione per condividere con amici e sostenitori storie, fatiche e risultati raggiunti in un anno di lavoro. In sala Paolo Gentiloni, commissario europeo agli affari economici, e Romano Prodi, presidente della Fondazione per la cooperazione tra i popoli. Quali sono i principali temi che affronterete in questa convention? Assolutamente, il tema che ci sta più a cuore ormai e che fa parte del nostro programma strategico, che è la salute delle mamme e dei bambini. Salute intesa come dal momento della gravidanza in cui la mamma diventa mamma, fino a quando si arriva al parto, quindi assicurare il parto sicuro alla mamma, in modo che nei paesi africani, soprattutto al momento più difficile, dove non c'è un cesareo, non c'è la possibilità di fare un cesareo. E poi abbiamo detto i 1.000 giorni, che sono quel tempo che poi intercorre fino a che il bambino raggiunge l'età dei 2 anni, quindi l'età in cui poi si deve accompagnare, farlo crescere, dargli tutta quella nutrizione necessaria perché il bambino possa crescere sano, possa diventare proprio un ragazzo giovane, forte anche per il futuro. Quindi. Si sta facendo tanto, ma c'è ancora molto da fare? C'è molto da fare. Nei paesi, noi siamo impegnati nei paesi che noi definiamo i cosiddetti paesi fragili, quei paesi che ancora non sono strutturati, hanno difficoltà anche organizzative e soprattutto laddove mancano le risorse. Mancano le risorse umane, mancano le persone specializzate, sono paesi in cui c'è un'ostetrica ogni 20.000 mamme. Non è più accettabile questa cosa, quindi noi vogliamo impegnarci, vogliamo far passare questo messaggio che anche la società civile, anche i paesi che stanno meglio, hanno questo dovere rispetto a quei paesi che stanno peggio. Affrontate anche la situazione in Mozambico? Mozambico in modo particolare, sapete che a marzo è stato colpito da questo gravissimo ciclone nella provincia di Sofala, soprattutto la città di Beira, che l'ha spazzata completamente. Noi siamo impegnati ormai da anni in quella provincia, nella città, soprattutto nell'ospedale centrale e nella pediatria, nella neonatologia, che è stata spazzata via. Quindi adesso noi la nostra priorità è quella di ricostruirla in modo che anche i bambini che nasceranno, anche in futuro lì a Beira, possano veramente nascere ed essere sereni e tranquilli anche per i loro genitori. Noi siamo primi della classe negli aiuti pubblici a livello internazionale, negli scambi commerciali. Però ci sono due problemi. Il primo è che gli aiuti pubblici non sono sufficienti. Serve un patto con l'Africa, serve, per usare il nome di QAM, serve di lavorare un po' di più con l'Africa e non soltanto per l'Africa.